Parole dal sottovuoto, poesie assetate d'aria. E questo è il titolo di una nuova antologia poetica curata da Matteo Bianchi e pubblicata da Alessandro Canzian per i tipi della sua Samuele Editore. Tra gli autori che hanno dato vita a questa antologia c'è una poetessa che conosco molto bene e che ho il privilegio di considerare anche cara amica. Flaminia Cruciani. Le sue ultime due raccolte in versi, Semiotica del male e Piano di evacuazione, quest'ultima pubblicata proprio da Samuele Editore, ci hanno confermato che Flaminia è una sacerdotessa della parola poetica, è un'archeologa della lingua, è una generosa Cassandra che ci consente di guardare al mondo con speranza, con conforto e con il coraggio di non arrenderci a tutto ciò che intorno a noi può limitarci e soffocarci, come sta accadendo in questi giorni. Ecco allora che i due testi inclusi in questa antologia rappresentano proprio la spinta poetica di Flaminia, il segno di un'anima sensibile e attenta, la traduzione di un'archeologa che dal passato al presente ha ben presente il filo conduttore della vita in tutte le sue manifestazioni e non ultimo il potere che la poesia ha di sollevarci, di affrancarci, di ridefinirci. Ecco allora che leggere Flaminia significa darsi la possibilità di ripartire, darsi la possibilità di trovare una nuova direzione, darsi la possibilità di credere nella vita, anche quando intorno a noi si stringe il cerchio della paura, del dubbio, della limitazione, ma anche in situazioni del genere, anche in quel millimetro di morte che ama la vita, pulsa, grazie alla poesia, il seme della speranza. È questo quindi il grazie che dico a Flaminia per la sua poesia e a tutti gli altri poeti che hanno preso parte a questo progetto. Ciao a tutti, benvenuti nella mia quarantena. Vi leggerò qualche mia poesia. Inizio da un brano estratto da Piano di evacuazione, che è un volume pubblicato dalla Samuele Editore nel 2017. Siete disposti a perdervi, a scomodarvi dall'encefalo, a smettere di difendere i difetti dell'esistenza con la ragione? Non è proibito agognare l'impossibile, liquidare l'esperienza del reale in insignificanza, l'eccedenza della comprensione senza timidezza, nell'abbagliante negazione della storia. Potrà forse discutere con chi lo ha plasmato un vaso fra altri di argilla? Dirà forse la creta al vasaio che fai? Oppure la tua opera non ha manici? L'universo è asimmetrico, il talento di Dio è l'imperfezione. E adesso due brevi poesie estratte da questa nuova antologia pubblicata sempre dalla Samuele Editore e curata da Matteo Bianchi, che comprende poesie di poeti contemporanei e si intitola Dal sottovuoto, poesie assetate d'aria. Ci incamminiamo uno dopo l'altro ai fiumi di pietra, dritti come cipressi al centro del tempo, i cieli armati di primavera. Non possediamo nulla, solo bocche d'aria e aureole ai piedi, impronte ammutolite. Noi battiti digiuni, il siliquastro fiorisce. Non avvicinarti, ti dico, ora non puoi toccarmi. Si vedrà l'alba da questo reliquiario in cui siamo seduti accanto, sotto un cielo plebeo a seguire i passi degli occhi, nelle ossa della notte, a rilegare le labbra al volo, mentre la realtà è un albergo a ore. Il poeta sa quei fenomeni mendicanti in cui rintocca l'ombra, sa fissare nella carne bisestile quel millimetro di morte che ama la vita.